Ciao a tutti, sono Andrea. Oggi ritorniamo a trattare un altro stile di pittura e questa volta vi mostreremo l'effetto che si può ottenere con un colorante fosforescente. Procediamo! Per questo effetto dobbiamo procurarci del colorante fosforescente, un piccolo pennello e un oggetto appuntito di ferro oppure anche uno stuzzicadenti. In commercio, oltre ai coloranti liquidi, si possono trovare anche piccole bombolette spray per realizzare lo stesso effetto fluorescente. Ci sono svariati modi per applicare questa vernice. Uno di questi è quello di formare tanti piccoli puntini sulla parete per realizzare un cielo stellato con l'oscurità. È meglio applicare questo colorante su fondi chiari per avere un migliore risultato. Un altro metodo è quello di mettere la vernice sul pennello e con l'oggetto appuntito andare a creare tanti piccoli asterischi sulla parete per dare un effetto più simile ad una stella. Il contenitore di questo colorante che stiamo utilizzando è di circa 50 ml. Se utilizzate una bomboletta spray potete ottenere lo stesso effetto spruzzando appunto il colorante sulla superficie che vi interessa. Oppure potete realizzare uno stencil a forma di stella o di altre figure e applicare la vernice all'interno posizionandole a vostro piacimento. Adesso vediamo ingranditi gli effetti di questo colorante al buio. L'effetto fosforescente, detto anche fotoluminescente, ha la caratteristica di caricarsi durante l'esposizione alla luce e di riemetterla al buio in completa autonomia e per un arco di tempo più o meno lungo, che varia in base al tempo di esposizione alla luce e anche dalla quantità di fotoluminescente contenuta nel colorante stesso. Un altro uso che si può fare con questo colorante è quello di creare una striscia lungo tutta la parte alta di battiscopa, che può essere utile per segnalare le pareti quando magari capita un blackout. Per fare questo dobbiamo applicare del nastro adesivo sulla parte alta di battiscopa e un'altra striscia al di sopra di qualche centimetro. Se volete essere più precisi, vi consiglio di misurare l'altezza che desiderate e segnala leggermente a matita prima di applicare lo scotch. Estendere una buona mano di colorante lungo tutta la zona che ci interessa. Ovviamente potete applicarlo anche con uno spray fosforescente se preferite. Con la luce naturale questi coloranti fosforescenti tendono a caricarci di più per via dei raggi UV contenuti nella luce solare. Infine le diamo un nastro e successivamente possiamo notare l'effetto che si crea al buio. Così facendo avrete all'occorrenza una segnaletica nella stanza. Come avete visto, questo effetto può essere utilizzato per abbellire una stanza oppure come temporanea segnaletica notturna. Continuate a seguirci e lasciateci un like se il video vi è piaciuto. Ciao e alla prossima!